c'è con zenzero. Ma che bello! Bellissimo! Io bottini primavera. Wow! Ancora un momento. Questa sarebbe fatta fuori. Questa è la sfoglia degli involtini in primavera. Guardate che bello. No, questa è la risotta con pesce. Ho avuto la risa di vapore. Ecco qua, adesso. Questa verdura. Chiudi. Anatra da pechinese, guardate che meraviglia, mamma mia, spettacolo, buonissimo questa qua. Spaghetti, pollo. Questi sono i ravioli. Ravioli e fanno male. Ravioli vapore, adesso la faccio io. Questi sono ripieni di manzo. Ripieni di carne, maiale, di tempo misti. Guardate che perfezione, spettacolo veramente. Questo, Sergio, è il fiore di lotto. Fiore di lotto, okay. Una fiore di nazionale cinese. Così, dopo la seconda volta lo stesso, picca sempre dentro. Dopo la terza volta lo stesso, picca sempre dentro. Poi, importante, gira. Adesso un'altra volta. Devi piccare un'altra volta, più stretto. Adesso devi mettere uno a bicchieri. E gira, attende, prima volta apri poco. Dopo apri un po' di più. Apri un po' di più, apri un po' di più. Costringe con due mani. Arriva benissimo a fio di lotto. Bello, grande Sergio. Grande, grazie. Spettac- si chiama mazzancola con un nido di patate. Sarebbe okay. Mazzancola è l'esatto. È fatto un po' di marinato. Poi patate tra fine fine è fatto fritto. Poi mazzancola con un po' di maionese e attaccare intorno con patate fritte. Come nido. Ok. Bene, assaggiamo le mazzancolle. Il croccantino della patata è veramente molto buono. Buono. Si chiama gamberi fritti. Dato il nome si chiama gamberi tempura. È fatto con, è fritto con pastella, senza latte, senza uova. Farina di proprio zero con farina di soia misti. Molto più leggero. L'impasto è morbidissimo, non è croccantissimo, ma veramente è molto buono. Spaghetti alla piastra, tipo spaghetti di riso. Ok. Sempre caramelle e gamberi, un po' di verdura. Un po' di verdura, oh, ok. Wow. Gustosissimi, buoni. Spaghettini finissimo, c'è all'interno della salsa di soia, comunque c'è un qualcosa di piccante, veramente eccellente. Gamberi appena appena scottati, ma cotti veramente alla perfezione, e anche le seppie cotte finemente e morbidissime. Spaghetti eccellenti. Primavera, ve la farò stamattina per assaggiare il grande chef! Wow! Cura perfetta, ma saboni. Con bambù e funghi, questa piatta si chiama una piatta tradizionale cinese con bambù, cuore di bambù e funghi champignon italiano fresco. Grande chef. Bambù e manzo. Freschissimo, si sente la croccantezza del cuore di bambù, veramente molto buono. Poi naturalmente ci sono all'interno dei funghi champignon freschissimi, appena appena spadellati. Ancora belli carnosi, veramente un buon piatto. Anche la carne
tagliata finemente, appena appena scottata, veramente molto buona e gustosa. Birra con malto d'orzo e riso. Molto buona, fresca, dissetante, non si sente il grado alcolico, molto leggera, anche questo gusto molto leggero in bocca, veramente una buona birra. Pastice con zenzero naturale, aspetta qua. Spettacolo. Astice con zenzero. Carne gustosissima, succulenta, cotta alla perfezione, e poi c'è questo zenzero che gli dà appunto questa nota fresca e gustosa, che è veramente molto buona. Questo cos'è, Sergio? Questo è per il gelato fritto, abbiamo preparazione con patitore, fuori pan di Spagna. Pane Spagna e dentro il gelato fior di latte. Fior di latte, perfetto. Ok. Adesso con bastoncini. Marmellata di soia al vapore. Guardate che meraviglia. Eccolo qua, gira di fritto. Wow! Alla grappa di riso. Grappa di riso. Mettiamo sopra così. Sopra. Adesso accendiamo fuoco. E vuole! Gelato fritto. Beh, adesso un po' il gusto dell'alcol, perché l'ho voluto io, ma se uno non vuole tranquillamente può fare a meno, però veramente il gelato buono. C'è questo impasto fatto con una pastella, ricoperto naturalmente da questo pan di Spagna aromatizzato al cioccolato, e a mio parere c'è anche della cannella all'interno, ma veramente molto interessante, buonissimo. Frutta caramellata. Buonissimo, brucia, ma veramente buona. Praticamente la frutta viene impastellata, fritta e poi passata in una padella con del zucchero, la fanno caramellare e si sente questo crunch croccante dello zucchero e poi il morbido interno della pastella e della mela. Veramente buono. Grappa di riso, cin cin.